Wow, cari amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale di Suicidio, ragazzi, ben ritrovati sulla serie del Mai Carina. Allora, siamo nell'undicesimo episodio, siamo pronti oggi per affrontare il nostro giro di trasferte a Ovest. Ragazzi, se vi siete accorti di questo, tranquilli, non è niente, non andate ad aprire, ad accendere nessun cero e nessuna chiesa, tranquilli. Detto ciò, partiamo subito con le cose importanti di oggi. Allora, siamo qua, ragazzi, dopo la sconfitta con Washington, infatti vedete, partirà il nostro tour di trasferta. Abbiamo due giorni liberi in cui andremo sicuramente al eBay Base Catering. Anzi, no, perché non sono sicuro di poter fare. Andiamo a fare l'allenamento di squadra, allora, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Il primo allenamento di squadra dopo praticamente il secondo giorno di stagione regolare. Cioè, è passato un mese, fate conto. Vabbè, chi se ne frega, noi siamo qui. Adesso vediamo cosa ci fanno fare, poi andremo a fare un po' di esercizi per gli affari nostri e siamo a posto. Piccherò il 2 contro 2, figo quest'anno, bella questa cosa qui, ragazzi. Adesso allora, oh che bello, questo esercizio qua è fantastico per me, ragazzi, fantastico. Andiamo subito ad attaccare così, e ovviamente sbagliamo, bello lì. Boom, così, risultato bronzo, 1 su 5, abbiamo fatto cagare. Però ragazzi è figo perché dobbiamo giocare contro Lillard e quindi giustamente ci mettiamo ad allenarci sui pick and roll, perché ovviamente Lillard eccelle nei pick and roll. Qui abbiamo un bel 3 contro 3 invece, ragazzi, da gustarci. Siamo contro Justice, ragazzi, dobbiamo vincere questa sfida, infatti ci batte in palleggio facile e va dentro. Bellissima difesa. Ok, abbiamo vinto, signori, molto bene, punteggio 5, fantastico. Oro, adesso dovremmo avere l'ultimo esercizio e poi per oggi abbiamo dato. Beat the Pro, gomiti. Oh, che belli questi, mi piacciono un sacco. Ok, finiti gli esercizi, siamo arrivati al massimo. Però mettiamoci qui perché io voglio lavorare sui miei tiri liberi. Esattamente, perché questo ci darà il più uno ai tiri liberi probabilmente. E ne abbiamo bisogno perché facciamo cagare i tiri liberi. Ogni ciuff sono 3 punti, ogni canestro sono 2 e ogni errore è 0. Ok, più un tiro libero, vedete? Qualsiasi risultato prendiamo, bene. Allora, per questo allenamento direi che è fatto. Anzi, io vorrei solo fare un'ultima cosa per vedere se riesco a... Dove bisogna andare? Bene, ragazzi, non trovo... Ditemi voi magari dove bisogna andare per fare il campo di corsa avanti e indietro. Volevo fare quello, lo farò la prossima volta. Abbandoniamo la palestra, ragazzi, perché oggi abbiamo dato. Intanto scherziamola con Denver, esatto, sì. Andiamo a vedere se cosa abbiamo altro da fare. Siamo tornati qui, ragazzi, nel nostro campo. Abbiamo un messaggio da leggere, non perdiamo altro tempo. C'è Bruce che ci dice: mi è arrivata un'email della Footlooker. Fantastico, beh, fantastico proprio, sì. Vediamo, dai un'occhiata e fammi sapere. Lo farò, ciccio. Ancora, aspetta, che succede? Puntini di domanda. Non ci crederai. Oddio, cosa è successo? Bruce, aspetta, sto leggendo. Non farti male, what the fuck? Cosa vuol dire non farti male? Non scherzo, ho ricevuto un'email da Mitchell Ness, vogliono anche farti vedere una cosa. Ok, bello, ho 2 accordi. Non ancora, tieni duro. Si sono... Ah, sì, sono entrambi esclusive. Non ci sono altre offerte. Vabbè, Mike, quante cazzo di offerte vuoi adesso contemporaneamente? Ah, o l'uno o l'altra. Puoi ancora accordarti con altre aziende, ma non con queste due. Solo fino a quando completi l'accordo. Poi sarà di nuovo free agent, per così dire. Controlla nei tuoi contratti di sponsorizzazione e fammi sapere, ok? Gli darò un'occhiata. Bene, ragazzi, allora, cosa importante da fare in questo momento? Andiamo nei nostri contratti di sponsorizzazione. Vediamo un po', Mitchell & Ness. Bah, non mi pare tutta questa offerta. Vediamo la Footlooker. Io andrei con la Footlooker, ragazzi, anche perché è un marchio secondo me molto meglio avviato. MVP trasmesse partite, poi tra l'altro l'MVP delle partite tra poco lo faremo senza problemi, ragazzi, io ne sono fiducioso. Quindi rispondiamo a offerta, proviamo a chiedere più soldi e vediamo un po' cosa mi dicono. Eccoci qua, ragazzi, al Moda Center di Portland. Siamo qui per la prima trasferta del nostro giro di trasferte. Lui ovviamente è il pericolo pubblico numero 1 con la maglia Rip City. Portland Trail Blazers che arrivano qui con un record 6-5, noi dall'alto nostro 7-3. Siamo alla grande, ma l'ultima partita abbiamo preso una scoppola vergognosa, come avrete visto, se non avete visto, link in descrizione. Entriamo 12-10 per noi a metà praticamente del primo quarto. Siamo in partitura su McCollum, quindi attenzione massima perché anche lui ovviamente dopo Lillard, insomma, è una bella bestia. Partiamo in transizione, ragazzi, noi e Justice a guidare la transizione. Palla per lui, non tira qui, qui dovevi tirare, ciccio, avevi proprio il progetto tiro bello tranquillo. Adesso dobbiamo giocarci questo schema. Vediamo, tripla di Justice, signorantissima, ma messa. Riportiamo i Chicago Bulls in vantaggio, ragazzi, 15-14. Tieni, Jimmy.
Sì, così, prenditi anche il fallo, buono lì. Primo assist di serata per Jimmy Butler, unico titolare rimasto in campo per ora. Più 3. Cristianone, che pallina che ti ho lasciato lì. Secondo assist, sul pick and roll ormai cominciamo anche quest'anno a lavorare alla grande. Dai, adesso vediamo di mettere due punti a referto. Via, via in transizione, via in transizione, via in transizione. Chi arriva? Nessuno. Allora ci prendiamo il tiro in transizione che si appoggia dolcemente dentro. Bene così, primi due per noi. A un minuto alla fine del primo quarto, 23-19 il punteggio. Qui proviamo il furto, ovviamente senza successo, su Crab. Ultima azione del primo quarto per noi. Siamo tornati sotto quella tripla di CJ McCollum. Vediamo qui Butler che giocherà il pick and roll. Madonna, potevi tirare da due, però Butler la mette. 2-6-2-5. Mamma mia, Jimmy, che canestrino. Non c'è tempo per McCollum per replicare, non era neanche andato troppo lontano. 2-6-2-5 Chicago Bulls. Ah, qui stiamo parlando, ragazzi, del primo contratto di sponsorizzazione con le scarpe, con la Nike, ragazzi. Sono veramente, mi gaso forte per questa cosa. Adesso però chi se ne frega, abbiamo visto il nostro troppello parlare, siamo contenti. Si parte col secondo quarto, siamo in panchina, come sempre c'è Zipser a portare sulla palla. 3 minuti abbondanti alla fine del secondo quarto, sempre su McCollum che ci sta facendo un culo, non tanto a noi perché quando abbiamo marcato noi non ha fatto canestro, ma in generale ci sta facendo un culo come la capanna. Qui difendiamo bene, non saltare su quella finta. No, non può segnare. Buona difesa, dai, rimbalzo. Bravo Justice, rilascio perfetto. Eccolo qua l'Orange Juice che comincia a funzionare. Guarda lì, penetra e scarica, zac. Mi faccio trovare pronto, solo rete. Molto bello, molto bello. Vai col primo rimbalzo dopo una bellissima difesa. Justice, where you at? Justice, ma cazzo, porco, devi tirare qua però. E sono libero, dall'angolo. Buon tirato. Ah, l'avevo tirata bene. Ultima azione, ragazzi, cerchiamo di difendere bene qui su McCollum. Adesso ci andrà via sicuro pick and roll. Valentine, mi raccomando, non facciamo tirare da tre, da metà campo. No, via, via, bella difesa, ragazzi. 45 pari all'intervallo, due soli punticini per noi se non sbaglio, però abbiamo lasciato lì già 4 assist che sono molto buoni. Potremmo arrivare in doppia cifra oggi per la prima volta, non sarebbe male. Eccoci inizio secondo tempo, ragazzi, cominciamo in panchina. Rondo, Butler, Wade, Portis e Lopez sembrano i nostri 5 a rientro dagli spogliatoi. Simuliamo e vediamo 58 pari. Mamma mia, che equilibrio questa partita. Siamo in marcatura su Alfaro Camino. Gli dobbiamo tanti centimetri, però. No, in realtà siamo in marcatura su Turner. Che mi state a dire? Boh, vabbè, dai, insomma. L'importante è difendere. Pala Bulls, peccato. Vai, vai, Justice, vai, Justice. Sì, così. Sì, così. Vai con le Orange Juice. Si colora un po' di arancione questa partita. Proprio così. Tanne non scherza con il duo là. Non ho finito di leggere. Si parla bene di noi comunque. 6-2-5-8. Siamo sopra, ragazzi. Quinto assist. Erano 4 i punti invece, non 2. Ciao col fallo. E andiamo, signori. E andiamo, cazzo. Non è finita qui. Anche un trofeo guadagnato. Non so per quale motivo. Sesto punto per noi, ci spostano dalla piccola, tiro libero, abbiamo preso un più uno e no, ovviamente non serve per farsi segnare i liberi, va bene, dai. Sì che vado a schiacciare, sì che vado a schiacciare, oh, belli, mamma mia, in faccia Esini. Questa sì che l'ha giocata da highlight, mamma mia, è il tiro libero, contiamo a sbagliarli, che coglioni. Però mamma mia, diamo una scossa in un momento di difficoltà, qui tocchiamo la palla e la recuperiamo su Lillard addirittura. Vabbè raga, mi merito questo tiro o cosa devo fare ancora? No, mica me la passano, Valentine, dammi qua. Brook, vieni qua, anzi, sempre Brook ti chiamo, ma sei Robin, palleggio, resto il tiro, mettimelo. No, peccato, finisce così il terzo quarto, mamma mia, per un pelo. No, non finisce, mancano due decimi, ma diciamo che è finito. 6-3, 6-6 ragazzi. C'è una rimessa per Denver che era in campo. Finisce il terzo quarto col botto, signori. Mamma mia, che schiacciata lì. Eccoci inizio quarto quarto, 6-6, 6-3. Partita molto molto equilibrata. Non so se entriamo nell'ultimo quarto. Di solito entriamo 7-6, 7-5. Continuiamo a far star fuori Wade negli ultimi 3 minuti, che è misterioso, ma va bene così finché siamo in campo con Justice. Meno 2 ragazzi. Abbiamo messo il decimo punto, ma ora Lillard ci ha messo una triplona in schiena. Io sarei già solo. Questa me la sento, ragazzi, me la sento, me la sento. Hai sbloccato il cartellino scintilla. Oh, figata. Il primo cartellino, signore, guardate Brook Lopez, guardatelo, guardatelo Robin Lopez. Mannaggia Teo, 8-2-8-1, porta da Trailblazers. Momento di difficoltà, ma abbiamo già messo una tripla, 13° punto, 2 punti dal Curry Rice, signori. Usciamo qui dal blocco, vediamo di ricevere. No, riceviamo soli, però c'è Brook, dai, dammela Cristo, qua non prenderemo mai rimbalzo, ma segna. Questo dovrebbe essere assist, scusate, perché non, vabbè, boh.
scusa, ha fatto un palleggio. Vabbè, non ho capito. Ok, stiamo marcando questo qui. Non so perché. Scusa, devo marcare questo che è alto 40 cm più di me. Vai, 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 vai. Non farti stoppare. Non farti stoppare. 6 punti in contropiede. Andiamo. Si esulta con le big boy, signori. Olè, carirai. E andiamo, 15° punto per noi. Là, così mi piace. 8-5-8-2. Portiamo questi Bulls alla vittoria, ragazzi. Dai, adesso è importante segnare per avere due possessi di vantaggio. Justice, vieni a farmi questo blocco. Justice, tropeolo contro Lillard e McCallum. Non succede niente. Riceve il... Oddio, che roba. Tiro piazzato di Robin Lopez. 8-7-8-2. Là che abbiamo scavato un piccolo solco importante. E possiamo difendere, grazie. Sì, Justice! Sì, Justice! Altro assist per noi! Proprio così, Lillard! Non si scherza con l'Oral Joyce! Ale più 7! 15 punti, 6 assist! Mamma mia, che partitina! Potremmo essere per la prima volta l'MVP della partita, ma non voglio guffarmela! Lillard ancora in palleggio 1 contro 5 e l'aiuto non serve a niente! Ci hanno fatto fallo, ragazzi! Andiamo in lunetta, vediamo se riusciamo a mettere a effetto un tiro libero! Oh, grazie a Dio! Ok, dovremmo aver... perché due possessi, 37 secondi, sinceramente dobbiamo abbastanza suicidarci per perdere, ma questo 2 su 2... veramente mette in ghiaccio la nostra vittoria, ragazzi. Protagonisti assoluti di questa vittoria. Bella difesa qui su McCallum che sbaglia. Andiamo a prenderci un rimbalzo. Mamma mia, ragazzi, veramente protagonistissimi in questa vittoria dei Blazers, ragazzi. Chiamiamo Justice. Voglio un pick and roll proprio con lui. Eccolo qui che riceve, eccolo qui che taglia. Justice con la schiacciata. Orange Juice bloccato a 19 della seconda della fine, quando non serve assolutamente a niente. Finisce così, ragazzi. Secondo me siamo l'MVP, ve lo dico, adesso non vorrei tirarmela, però 17 punti, 2 rimbalzi, 7 assist e un recupero. Mamma mia, che partitona, nuovo carry ride contro i Portland Trailblazers in trasferta, ragazzi. There he is. Yo, Prez, Ernie and the guys in the studio want to talk to you. All right, let's get it. Thanks, Kev, and now we have the opportunity to present our Jordan player of the game. Sì, ragazzi, MVP della partita, grande così. Cosa? No, che figata, raga. Did you come into the game with the mentality of saying, you know what, I'm gonna be more aggressive tonight? Rispondiamo fra gli esempi migliori, ragazzi. Man, you know, I mean, I'm just out there playing my game. And sometimes that leads to a lot of points, other times it doesn't. I guess I had a lot of opportunities tonight and I was able to take advantage, so there's not really much more to it than that. Well, yeah, man, if you keep up that mentality and you stay aggressive, I think that you'd have these opportunities more often. All right, thanks a lot, man. Che figata, ragazzi, che figata sta roba MVP della partita, signori. Mamma mia, che figata. Now this is gonna kill him. This is the one right here. All right, not bad, but check me out. Okay, Prez, I'm impressed. For me, right? I honestly didn't know you had it in Look, you. Look, man, I got to try sometimes. Got to clean it up a little bit every now and then. I like it. You know, it. Pretty slick, right? I mean, we're going to be on national TV tonight. We got to look the best. I don't know, man. Kenny might give you some stuff for that one. Kenny's old school. He didn't even know what fashion is, but you know what? Shaq got our back. Oh, no doubt, man. Look, yeah. I mean, we got to be like two of the best dressed rookies in the league, right? Orange Juice. All day. Yeah. Ok, ragazzi, siamo qui tornati nel nostro court. Che dire, ragazzi, oggi video, allenamenti, sponsor, footlooker, MVP, chiacchiere con Kenny Smith. Cioè, ragazzi, oggi proprio non ci siamo fatti mancare assolutamente niente. Come sempre, i miei amici vengono a casa mia senza il mio invito. Ma ragazzi, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, oggi sfondiamo quel cazzo di tasto di mi piace, perché questa partita merita. Iscriviti al canale per seguire il resto della serie, per il My Team che sta per cominciare, e la seconda serie, seconda stagione di Formula 1 che sta anche per cominciare. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella.